siamo in retta d'arrivo, si fa il rallentatore, Taylor Griffe in vantaggio, Taylor Griffe si alza ma arriva, arriva Oktoberfest, Oktoberfest di fuori, passa Alberto Coe, fermo di pacca Taylor. All'ippodromo di Montechiarugolo, che da sempre ci vizia in questa terra meravigliosa, Emilia, parliamo della valle che separa Reggio da Parma, abbiamo una giornata particolare. Particolare perché è una giornata con Varenne. Torna Varenne a trovarci dopo essere stato trasferito, aver cambiato casa e essere andato a Pavia. Il primo viaggio fuori casa, insomma, ha deciso di farlo qui a Montechiarugolo. Per cui lo incontreremo, parleremo con chi del suo entourage lo conosce perfettamente e andremo a scoprire tante altre curiosità sul mondo dei cavalli e non solo. Fadidol prend la deuxième place, Général Dupomo est troisième, il tombe normal et quatrième. À distance, nous retrouvons une multitude de concurrents pour la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième place. Victoire del Capitano. Lui ama stare tra le persone, lui ama essere fotografato, ripreso. Io desideravo comprare un cavallo di un certo spessore. E, siccome ero in ufficio a Napoli, ricevetti una telefonata che erano tutti Giampaolo, Iuri e gli altri a mangiare in un ristorante ad Agnano. Chiusi il negozio, arrivai in questo ristorante e vedevo che parlavano di questi quattro cavalli che Dubois, che è uno dei più grandi conoscitori di cavalli al mondo, vendeva questi quattro cavalli. Però i prezzi erano un po' esorbitanti, un po' esagerati. Ho notato che la corsa di Varenne, lui aveva sbagliato in partenza, aveva recuperato, una volta passato li sbagliò, squalificato, arrivò ancora vicino al vincitore. Questo fatto mi colpì perché a me piacevano più i cavalli estrosi, cavalli che hanno una determinata forza. E dissi a Giampaolo, dissi se il prezzo scende un po' lo posso comprare. E lui disse te lo faccio sapere. Mi chiamò dopo un paio di giorni, disse il cavallo già era stato venduto. Disse meno male, perché la cifra era alta. E finì lì. Però dopo una settimana, mentre ero di nuovo in ufficio, ricevetti una telefonata, era Giampaolo, disse lo vuoi ancora comprare quel cavallo? In quel momento rimasi un po' titubante, poi dopo dissi certo che lo voglio comprare, allora sto venendo a Napoli per fare i soldi e lo compriamo. E così è successo. I momenti belli sono stati tanti, ognuno ha una sua storia. Io sono napoletano, ad esempio lotteria per noi napoletani è massimo. Però se devo dire quello che mi ha dato più tensione è stato l'America del 2002. Perché in quella circostanza giravano due film, uno francese che era La Poursuite de Varenne e un altro che il regista era il figlio di Mike Buongiorno, Michelino Buongiorno, che girava un atleta chiamato Cavallo. Quindi io ero perseguitato da due telecamere dove andavo. Quindi questo mi rendeva un po' nervoso. Poi dopo quando vinse fui un po' scellerato perché mi buttai a capofitto nelle transenne dove erano i tifosi e dopo la corsa mi accorsi che avevo le ultime due corse inclinate e quindi dovetti andare in ospedale. È arrivato dal cielo proprio da una tempesta, lui non può rimontare perché lui è sempre in testa, perché al posto del cuore. Io ho solo una cosa che mi fa molta rabbia, cioè che l'Ippica non ha sfruttato il momento di Varenne. Secondo me nel momento di Varenne, nell'auge di Varenne, che venivano i ministri a Parigi a vederlo, dovevamo mettere i paletti, dovevamo imporci, cioè per vivere per il resto del mondo dell'Ippica, per vivere di rendita su Varenne. Chi doveva non è stato in grado di
di approfittare di quel momento. Varenne qui est parti sur la bonne jambe. Varenne est tête et corde déjà en compagnie de Igor Brink. Général Dupont-Moretti est troisième. In vantaggio Varenne di dentro Moneymaker. Varenne, Paolo Minnucci, El Nazione in 99. La gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo. È tutto a Milano che esplode. C'è da dire che lui è un giramondo, è abituato a tutte le situazioni di ogni genere. È arrivato, hanno usato il box, si è addormentato, si è sdraiato, il giorno dopo è andato al prato, si è rotolato nei quattro angoli e ha preso possesso del suo paddock, che è un viveur. Lui ha fatto ospitate alla RAI, ha attraversato corridoi, porte basse e capisce, sente, e lui sta bene con il pubblico intorno. Lui si riconosce il click e la telecamera. Non dimentichiamoci che il cavallo ha 24 anni. Uno dei motivi per cui si è preferito venire da me è perché potessi seguirlo in modo assiduo, molto più vicino. Le premesse sono lusinghiere, perché il cavallo dimostra 16 anni, suo padre ne ha 35, per cui resta sempre una preoccupazione, insomma, in ottima condizione. Abbiamo messo a punto anche un mangime per lui, con farine precotte, proteine digeribili, aminoacidi. Si chiama Jerry perché è un mangime geriatrico, è fatto per lui, ecco. Quindi le attenzioni sono tante, sono tutte, e speriamo lunga vita al re, ecco. Noi veniamo da anni qua come amici in primis, poi come amministrazione comunale, e siamo davvero contenti che qua ci sia una fiorente passione per il mondo dell'ippica, ma soprattutto per l'ippica, che ha uno spirito giusto, quello che è attento ai bisogni degli animali, che è attento a anche il rispetto del cavallo stesso. Quindi effettivamente un mondo dell'ippica che a noi piace molto, e per cui siamo davvero orgogliosi che ci siano queste iniziative come oggi, come questo bellissimo compleanno con questo grandissimo campione. Ragnar che ci prova, Ragnar nei pressi del palo a Pariglia. Per noi è fonte di grande orgoglio, no? Poter annoverare nel nostro territorio il capitano, l'unico vero capitano che abbiamo. E ci fa piacere che la proprietà abbia scelto questa location, perché in questo ippodromo noi riusciamo a trovare degli amici. Per quello che riguarda il mio assessorato, che l'importante è poter diffondere la pratica sportiva ai nostri giovani. Qui sappiamo di trovare degli interlocutori attenti, e quindi con grande soddisfazione che partecipiamo e diffondiamo il messaggio di sportività e di amicizia che si respira in queste ore che abbiamo trascorso qua all'ippodromo. Credo che proprio bisognerà partire dai fondamentali, no? Da riuscire dal mondo dilettantistico, nella quale si ritrova quel clima di amicizia che potrebbe essere il motore per fare ripartire un interesse nuovo verso il settore. Credo che queste siano le basi, perché abbiamo visto i grandi circuiti, no, di professionisti versano tutti in grandi difficoltà. Riusciamo a respirare ancora un clima positivo in questi settori, in questi ippodromi, no, che lo chiamiamo il primo ippodromo dilettantistico, però dà un messaggio positivo alla gente e alle persone. Credo che si parta da qua, insomma. E con l'amministrazione di Montecchio siamo molto amici. Anche il sindaco è venuto con noi a festeggiare Varenne. È una storia che nasce da tanti anni fa e che effettivamente si porta insieme qui nell'Enza, che è un torrente che ci unisce e che davvero unisce le due province, Parma e Reggio, con i suoi prodotti, il parmigiano reggiano, e con tutto quello che è la valenza culturale e storica dei due castelli che si guardano. Tanto avere qui Varin, che è un campionissimo di quelli che nascono ogni morte di papa, come si dice, no?
è una cosa veramente grande. La gioia della gente che applaudeva le mani. Quando facevamo le fotografie c'era il fotografo ufficiale che diceva: capitano, sulla testa, lui così alzava la testa, ed era una cosa veramente eccezionale. È un'isola verde, fantastica, bellissima, un sodalizio che è invidiabile da tutti. I genitori ci possono portare i bambini che non sono fuori pericolo. Vengono qui ed è tutta una cosa bellissima. Direttamente dall'ippodromo di Monte Giorgio, premio Amico del Cavallo 2019 a Enzo Giordano. Uomo dalle forti passioni e di grandi capacità, prestato all'ippica quasi per caso e poi protagonista dall'acquisto in poi di quella favola vera e unica che si chiama Varenne. A lui, oltre che il premio, va un sentito grazie per le emozioni che ogni volta il campionissimo ha regalato e dona ancora oggi al pubblico italiano e mondiale, e soprattutto per averle condivise con tutti noi, con impegni anche di solidarietà. E le ho seguito da sempre, il capitano. Sono riuscito ad organizzare due compleanni in Svezia, perché lui è stato due estati in Svezia a fare la monta presso un grande allevamento svedese. Sono riuscito a portare una trentina di italiani e abbiamo fatto anche là due compleanni bellissimi, tra altre cose, con tanto di torta, di carote, mele, eccetera, eccetera. Qualche anno fa, capito a Vigone, tarda serata, era un febbraio, Varenne ovviamente era già dentro, sistemi di sicurezza ed altro. Dico: vabbè, sono arrivato tardi. Dice: no, ma figurati, per te apriamo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi mandano una ragazza israeliana, veterinaria israeliana, che stava facendo stage lì al Grifone. Viene, andiamo al box di Varenne, tenta di metterlo fuori dal box per fare due foto, e Varenne stranamente non si muove, perché lui è un agnellino. A quel punto cosa faccio? Ho fatto una prova, dico: provo a fargli un flash. Con la macchina fotografica ho scattato un flash, è venuto fuori con questa ragazza che aveva gli occhi fuori dalle orbite, da tanto che era stupita, si è messo in posa, si è fatto fotografare come un primo attore, quindi lui ha la consapevolezza di essere qualcosa di speciale. Questo è un cavallo eccezionale per i mezzi fisici, ma vi posso assicurare che ha una testa fuori dal comune, che è quello che gli ha permesso di essere una spanna sopra i suoi grandissimi avversari. Io sono uno dei pochi e ci sono montato sopra, va bene, e l'ho portato con le guide alle scuderie a Montecatini dopo il Gran Premio. Quindi da chiederlo con tante fotografie piangevo, e anche oggi quando l'ho visto mi sono sentito molto emozionato e molto meglio, perché Varenne è molto meglio, non è un animale ma non è neanche un cristiano, molto meglio con la gente che c'è a giro ora. L'ippica del cuore è qualcosa che è nel DNA, che ti appassiona, che entra nel tuo sangue, che ti coinvolge giorno per giorno e che ti porta anche a dei sacrifici, ma soprattutto dalle grandi soddisfazioni. E l'ippica del cuore è il cavallo, quell'animale che tanto animale non è, perché purtroppo vediamo cavalli che sono molto più intelligenti di esseri umani. L'ippica del cuore è Montechiarugolo. Varenne, ho avuto l'onore di salire sul sulky con lui ad Aversa 15 anni fa, durante una manifestazione, e ho avuto appunto, ripeto, l'onore di guidarlo per poche centinaia di metri. Ho capito che questo cavallo era il non plus ultra degli animali. Se potessi, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, vado a trovarlo, è vicino a me 20 minuti di macchina, e quindi anche con il professor Rognoni siamo in ottima amicizia già da prima che Varenne venisse ad inverno, per cui adesso ci aspetta il 28 di settembre ad una grande manifestazione. Ne ho parlato anche col sindaco, che ha giustamente sottolineato il fatto che Varenne, la figura di Varenne, debba essere messa in primo piano
rispetto al territorio che lo ospita. Clay, che appunto è sempre presente in questa sinergia anche con l'organizzazione del Palio dei Comuni e con il sodalizio con Cagni sul Mare del Palio della Mite, questo un omaggio ovviamente tradizionale delle Marche. La calzatura è una delle nostre particolarità dell'artigianato marchigiano. Il Clay si è ricordato, oltre che di Enzo, il braccio destro della luce di Enzo, che è Oreste Trudi. Noi vogliamo le giornate di corse qua, perché questo è un ippodromo che merita, e vogliamo iniziare con le giornate di corse. Oreste mi diceva assolutamente. Assolutamente, perché veramente c'è la passione, la tocchi con la mano, la passione, i sacrifici, tutto quello che c'è, che tutti facciamo nell'ambito dell'ittica, oggi come oggi, che non siamo supportati abbastanza. Ecco, lo chiediamo con forza, vogliamo che gli ippodromi diventino come in Francia, non dico 238 perché non ci arriveremo mai, però se in Francia ci sono 238 ippodromi, gli ippodromi sono pieni, se ci sono 80.000 persone che ci lavorano, perché non deve accadere da noi? E quindi si deve iniziare da Montechiarugolo e ovviamente dal sostegno di tutti gli ippodromi che oggi in Italia soffrono e che però ci sono e che vanno sostenuti. La proprietà ha perso fiducia nei mandatari senza rappresentanza, che era la Verenfo Vever amministrata da Walter Ferrero, e automaticamente ha voluto la restituzione del suo cavallo, motivando i diversi aspetti che avevano fatto perdere questa fiducia. Loro si sono rifiutati di consegnare il cavallo, la proprietà aveva delegato Giampaolo Minnucci e aveva fatto accompagnare Giampaolo Minnucci dal veterinario Cesare Rognoni per ritirare il cavallo, a cui hanno dato un rifiuto secco. Automaticamente Minnucci e il dottor Rognoni sono andati dai carabinieri, e di lì è partita poi una sequenza di denunce sia civili che penali per illecito, diciamo, trattenimento del puledro, e perché in quanto il diritto di ritenzione era scritto anche nel contratto che era vietato in tutti i casi, sia poi successivamente sono stati contestati tutte le inadempienze che avevano procurato questa distanza dal mandatario. Robby, verresti un po' fuori? Perché all'ippodromo nel Castello, oltre, conoscevamo bene l'ippodromo nel Castello e il cavallo qua già c'era stato, ma essenzialmente perché è un ippodromo di appassionati, e noi abbiamo sempre visto una grande passione da queste parti. Avevano fatto una richiesta, noi avevamo piacere di fare una festa per il cavallo e avevamo, diciamo, questa location che ci sembrava quella più opportuna e quella più legata alla passione, che è quello che unisce da sempre la proprietà ai cavalli. Tutto questo si fa principalmente per passione. Noi abbiamo una figlia di Varenne, quindi nipotina di Waikiki Bis, che è il papà di Varenne, di cui noi siamo proprietari, e siamo molto soddisfatti perché il tutto è nato da Waikiki, che poi ha generato questo cavallo che è paragonabile ai vari Michael Jordan nel basket, Federer nel tennis, Ayrton Senna nella Formula 1, ed è una cosa eccezionale perché da un grande cavallo è nato un campione che sta generando, Varenne sta generando altri cavalli eccezionali, sia maschi che femmine, e noi abbiamo una cavalla che è iscritta alle qualificazioni del derby delle femmine Oaks, Allegra UF, e quindi c'è una possibilità per tutti, sperando sempre nel futuro e credendo in questo mondo che, come tutti, è in difficoltà, ma con la voglia, la volontà e l'esperienza si riesce a migliorare e a progredire pensando sempre positivo, cosa che adesso è molto difficile. Chi non risica non rosica, quindi parte tutto dalla follia, poi bisogna abbinare, oltre alla follia, l'intelligenza e la capacità di riuscire a gestire le emozioni, cosa che non è da tutti, è molto difficile. È stimolante, e a volte lo senti anche un po' un peso, perché quando le cose non girano nel senso giusto ti senti anche un po' in colpa. È vero che poi le emozioni ripagano di tutto, e quindi quando Allegra
a primavera esprimeva parziali straordinari, vittorie stupende, il Gran Premio stabile in Campania, tutte le difficoltà, i sacrifici si mettono alle spalle, perché senza sacrifici non c'è gioia, non c'è soddisfazione. Dovrebbe essere stato il 2003-2004, ci fu un convegno a Milano, a San Siro, dove Minucci e tutto il gruppo di Varenne arrivarono col cavallo, e il cavallo, senza volerlo, si fermò di fronte a noi. E Minucci disse: avete visto? Conosce ancora gli allevatori di suo papà, vedi che si è fermato da solo senza che io gli chiedessi nulla, e si mise a ridere scherzando. Quindi è un orgoglio, è uno stimolo e è un impegno, perché senza impegno non si ottengono i risultati, però il guardare avanti e guardare positivo è fondamentale in tutti i settori che uno intende svolgere nella propria vita. Qui è una realtà semplicemente unica, e l'augurio è che ci sia un riconoscimento da parte del Ministero preposto, qualunque sia il nominato al Dicastero. Per ora ancora non è facile stabilirlo, viste le dinamiche attuali, però è una realtà che merita un riconoscimento. Sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Praticamente abbiamo vissuto con Varenne, quindi abbiamo aneddoti, racconti che potremmo scrivere tre libri, non uno ma tre. Un giorno Pabloaio mi chiamò e doveva presentare un corso di ufologia a Montesano. Io non sapevo cosa dire. E allora a un certo punto prendo in mano il microfono, era piena, la sala era piena, perché Pabloaio è un mito, cioè Pabloaio lo conoscono tutti. E dico: stasera siamo venuti qua per parlare di extraterrestri. E nella mia vita ne ho conosciuto uno, tutti che mi guardavano, e io l'ho conosciuto. È uno che ha vinto 56 Gran Premi di fila, ha vinto due Elite Lop, tre lotterie, due Amérique, e l'unico cavallo europeo che ha vinto le Breeders' Crown. Si chiama Varenne, ditemi voi se non è un extraterrestre. A quel punto, standing ovation, è venuto anche lì Pabloaio, mi ha abbracciato e ha detto: questa è la presentazione che non pensavo mai di poter avere. Ho fatto lo shooting con Varenne ed è stato davvero emozionante, fantastico. Non è un cavallo, ma è pura magia. Mi ha trasmesso molta gioia, molto amore. È come un umano. Purtroppo sono passati i tempi e non è una bella cosa come sta andando l'ippica adesso. Non sono riusciti neanche tramite Varenne riportare l'ippica al livello che doveva. Anche se Varenne oggi fa piacere, ha portato molta gente, ma purtroppo non ci aiuta. Qualche pozione magica ce l'abbiamo? No. Non ci sono soldi? Hai un cavallo buono, lo devi mandare in Francia, perché vinci poco e non te li danno. Ecco, là te li danno, se li prendi, sono tanti soldi, e poi te li danno dopo 15 giorni. E uno che ha una scuderia fa una differenza. Non è che in Francia regalano niente. Là è rimasto un mondo, qua non lo è più. E quando mezzanotte viene, se davvero. Patrizio. Siamo sempre due persone dello spettacolo. Amici, tutto a posto. Nonostante il vento. Un po' lucida forse, cosa ne dici? Un po' di cipria. Parlami della gara di oggi. No, io pensavo solo questo. La gara di oggi mia, secondo, su 44 cavalli, grande gara. Mi sono divertito, il cavallino lo conoscevo, un bel cavallino, la gara. Ma poi qua si viene per stare con Lorenzo e te. Esatto. Volevo infatti chiederti quello. Anche un po' con te, un po' con Oreste, ma l'ospitalità di questi due è veramente unica. Comunque vada, si vince. Poi guardate, qua c'è una tavola apparecchiata, che la vera gara si fa qua.